io confermo che Tommaso Aloisi e Musa partono insieme a me. Milano, non confermo niente. Martone non è da me riconosciuto. Martone, quindi, questo da lei non è riconosciuto come direttore generale? Sono parole dette da Martone, non è che le ho dette io. Ha detto che devo farlo io il mercato, lo vado a fare io. Io Martone non l'ha nemmeno, cioè Martone per me non è stato nemmeno assunto. Che lui dica devo licenziarlo, si licenzia chi viene assunto. Vabbè, ma ha un ruolo dirigenziale Martone in questa società, cioè è presentato come direttore generale. Adesso qualcuno dovrebbe, tra virgolette, destituirlo da questo ruolo. Può essere lei che ha potere di firma? E se Izzo non acquista le quote, non ha la forza di farlo, non vuole farlo, non lo so. Sicuramente Martone è una parte della rivista. Quindi lei sta aspettando praticamente che Izzo la liquidi per andare via, oppure che non lo faccia e che continuate a fare il vostro lavoro? Certo, ma io sono l'unico rappresentante responsabile, quindi comunque io devo andare avanti e portare avanti l'Avellino, in un modo o nell'altro, capito? Senta, avete già parlato del quantum, insomma, servirà per liquidarla? Ma non servono conti, non servono commercialisti, sono tutte chiacchiere queste non so da chi. Serve la cifra che uno ha messo. Lo stesso vale per loro, lo stesso vale per me. Chi va via prende la cifra e chiede quella che ha messo. Perché speculare sull'Avellino, se loro lo vogliono fare, non lo so. Io non lo farò mai. Per me, io ho affidato a Musa, è lui il direttore sportivo. Ed è lui che deve fare le operazioni. Lui si deve assumere la responsabilità e non io per quanto riguarda le acquisizioni dei calciatori o le uscite. È il direttore sportivo, quello è il ruolo del direttore sportivo. Come direttore sportivo c'è un contratto, a differenza di Martone che non c'è niente. Come, cioè, Martone non ha un contratto all'interno dell'US Avellino? Ma non ha niente di... non lo so, per Izzo è stato nominato tale e non può continuare a pensare di esserlo, diciamo, anche per l'altra parte della società che ha la responsabilità di sportivo. Per me il direttore sportivo è Musa. Sta partendo a Milano autorizzato dalla società con Tommaso Aloisi e io li raggiungerò per firmare quello che andranno a quello che il direttore sportivo sceglierà insieme al mister, perché le decisioni le prende insieme al mister e si sono confrontati col mister sulle persone sui calciatori da prendere. Insomma, il nome di Felice Vaco, che era stato un po' l'oggetto del contendere, lo possiamo eliminare e depennare? Il nome di Felice Vaco, tutti quei nomi che mi hanno fatto, io ho firmato tutti perché il mister li ha voluti. Non è che li ho presi, li ha presi il direttore sportivo e io glieli ho firmati. Quindi se vago, purtroppo devo dirlo, a me è sembrata più una provocazione, ma nell'ultima intervista io ho detto che glielo prendo a Felice Vaco, al direttore generale, però ho visto che non c'è stata nemmeno una trattativa con Felice Vaco.